Benvenuti al GCN Italia Racing Show. Oggi inizia una nuova settimana e sono qui a raccontarvi quella appena trascorsa. Roglic ha il Tour in tasca? Secondo me non ancora. Vedremo inoltre tutte le azioni salienti della Tirreno Adriatico che si concluderà oggi più tardi e parleremo anche del Giro Rosa. Iniziamo con la corsa più importante di tutte, il Tour de France, dove si è conclusa la seconda settimana di gare. E quello che è emerso è Roglic, che magari non ha un dominio totale sulla corsa, anche se finora è andato molto bene, ma sicuramente la sua squadra, la Jumbo-Visma, è la più forte in assoluto al Tour de France. Basta pensare alla tappa di ieri con l'arrivo alle Gran Colombière, dove su 8 corridori del team Jumbo-Visma, 6 erano lì davanti a tirare, quando mai il gruppo era composto da poche decine di corridori. E ha fatto ancora più impressione vedere Wout van Aert, un corridore che ha vinto 2 volate di gruppo quest'anno al Tour, tirare in salita e mentre lui lavorava si staccavano corridori di classifica come Quintana, addirittura anche Egan Bernal, il numero uno del Tour de France, che ha patito più di 7 minuti nella tappa di ieri. La corsa per la difesa del titolo del colombiano sembra ormai conclusa ed è la prima volta che vediamo questo team dal 2010 non avere la possibilità di vincere questa corsa per problematiche naturali. Quando non è stato in grado di vincere la gara negli ultimi 10 anni fu per la caduta di Wiggins nel 2011 o di Froome nel 2013, ma mai come quest'anno il corridore di punta prende 7 minuti in una tappa staccandosi in modo così netto. Ora, mentre registriamo questo show non sappiamo le condizioni di Bernal, magari è malato, però certo è che sono cambiate parecchie cose in questa squadra e sembra che il posto di dominatrice del Tour sia passato dal Team Sky degli anni d'oro al Team Jumbo-Visma di quest'anno. Vi leggo cosa ha detto Brady Wiggins sulla questione ieri sera The Breakaway. È una squadra che ha subito alcuni importanti cambiamenti di recente e bisogna dire che è la formazione più inesperta del Tour de France da molti anni. Bernal, nonostante abbia vinto l'anno scorso, corre solo il suo terzo Tour e a tutti manca il direttore sportivo Nico Portal, che purtroppo è morto a marzo. È una situazione insolita per loro, questo è certo. A prendere il comando della corsa, come abbiamo detto, c'è il team Jumbo-Visma. Fino ad ora non hanno sbagliato davvero niente, però la loro spina nel fianco potrebbe essere il connazionale di Roglic, Tadej Pogacar. È un giovane di 21 anni del team UAE Emirates con una quantità assurda di talento e se non fosse stato per la tappa dei ventagli attualmente sarebbe in testa alla classifica generale. Ovviamente in questo caso il team Jumbo-Visma si sarebbe mosso diversamente, però per come stanno andando le cose Tadej Pogacar può sfruttare il lavoro della Jumbo stando a ruota con Roglic e provare ad accumulare secondi magari con gli sprint al traguardo dove ci sono gli abbuoni. Inoltre la cronometro conclusiva di sabato non è detto che sia così favorevole a Roglic, ricordiamoci che ai campionati nazionali sloveni Pogacar ha battuto Roglic a cronometro. E voi cosa ne pensate? Tadej Pogacar può vincere il Tour de France anche con una squadra ridotta all'osso? Fatecelo sapere nel sondaggio presente sull'app di GCN. C'è da dire per chi ama i numeri che Tadej Pogacar ha vinto il Giro di California l'anno scorso all'età di 20 anni, 21 anni, non ha ancora compiuti, e quest'anno si appresta a provare a vincere il Tour de France all'età di 22 anni, che è esattamente quello che è successo l'anno scorso a Bernal, quando l'anno prima vinse il Giro di California a 21 anni e poi vinse il Tour de France a 22. Chissà che non si possa ripetere la storia. C'è un'altra corsa nella corsa però che ci terrà incollati in quest'ultima settimana del Tour de France, la lotta per la maglia verde. Attualmente Sam Bennett guida la classifica con 45 punti di vantaggio su Peter Sagan che l'ha vinta negli ultimi anni. Sagan quest'anno non riesce a ingranare come negli anni passati, però è ancora lì a giocarsela e sarebbe ancora più vicino, sarebbe soltanto a 2 punti se non fosse successo quello che è successo nella tappa 11 quando Sagan per passare uno spazio strettissimo prese a spallate Wout van Aert e per questo fu retrocesso in ultima posizione del gruppo perdendo tutti i punti e gli vennero tolti anche il 20% dei punti del vincitore, con la tappa andò a Caleb Ewan. Con questo fatto Sagan si trova molto distante, però è un corridore che ha la capacità di prendere punti nei tre guardi volanti, di resistere in tappe dure dove Sam Bennett non riesce a sprintare, Sagan magari può conquistare ulteriori punti. E guarda quello che è successo nella tappa 11, io non so bene quello che avrei fatto se fossi stato nei panni della giuria, è veramente al limite la mossa di Sagan, però di fatto non ha creato veri pericoli per Wout van Aert, anche se quest'ultimo si è spaventato, probabilmente non è abituato a queste volate così accese e così combattute. Sagan lo vedo anche un po' stressato per quello che sta succedendo. C'è da dire un'altra cosa però, che le barriere del Tour de France sono veramente ridicole, passatemi il termine. Ci sono tutti gli spettatori che si affacciano al di là della transenna con gli smartphone, i tablet a filmare l'arrivo. Ci sono anche dei piloncini di sponsor pubblicitari che obbligano i corridori a scartare all'ultimo momento. Sagan potrebbe anche aver fatto questa manovra per cercare di non andare contro il pubblico, un telefono che si è visto davanti. In ogni caso è stato retrocesso, questa è la decisione della giuria. E questa cosa accende ancora di più questo tipo di battaglie, quindi ne vedremo delle belle fino all'arrivo di Parigi sui Campi Elisi.
Questa settimana abbiamo anche appreso che, salvo un miracolo, per il 35esimo anno consecutivo un francese non vincerà il Tour de France. Pensate che Guillaume Martin e Romain Bardet fino alla 13esima tappa erano terzo e quarto in classifica generale, un ritardo davvero minimo da Primoz Roglic. Poi causa soprattutto la sfortuna, Guillaume Martin adesso si trova in 11esima posizione a più di 6 minuti di ritardo e Romain Bardet ha dovuto abbandonare la corsa a causa di una caduta che inizialmente sembrava anche innocua, però poi si è visto che ha causato una commozione cerebrale per Romain Bardet. A proposito di questo, vorrei aprire una parentesi su come è fatto il ciclismo su strada, dove si cade, ci si rialza, si riparte immediatamente, soprattutto se si è un corridore di classifica che punta alla classifica generale, quindi quando si cade si vedono i propri rivali allontanarsi con la bicicletta e si vuole subito ripartire per non perdere secondi. In questo caso però Romain Bardet ha una commozione cerebrale, poi il giorno successivo con un attacco degli esami si è visto che ha anche una piccola emorragia cerebrale. Sono due cose che, se al momento si fossero sapute, nessuno avrebbe pensato di far ripartire Romain Bardet, tutti l'avrebbero caricato in ambulanza e portato all'ospedale, perché è una cosa abbastanza seria. Però il ciclismo non è uno sport come altri in cui si può uscire, andare a bordo campo, fare tutti i possibili esami per vedere se c'è un problema cerebrale e poi vedere se è caso di rientrare in campo. Nel ciclismo bisogna subito ripartire, questo a volte fa prendere le decisioni, le squadre, anche i corridori, non certo migliore per la salute poi dei professionisti in campo. Anche perché ci sono squadre che basano l'intera loro sopravvivenza in un'unica corsa, come il Tour de France, addirittura su un unico corridore. E chiedere a questo corridore di ritirarsi dalla corsa senza un problema evidente, come una clavicola fratturata, è difficile anche da parte dei direttori sportivi che sono in macchina. In ogni caso speriamo che Romain Bardet possa riprendersi al più presto e tornare competitivo. Le cose sono andate parecchio male anche per alcuni italiani presenti in corsa. Formolo e Diego Rosa sono rotti la clavicola, quindi sono ritirati. Domenico Pozzovivo non è riuscito a resistere al dolore e ai evidenti problemi che aveva al suo gomito, con una parte della protesi esposta. Mizzolo, problemi al ginocchio che continuano a perseguitarlo a stagione dopo stagione, e Fabio Aru, sappiamo tutti che si è staccato in una tappa relativamente semplice, o meno nel punto dove si è staccato lui, in crisi, non andava e quindi ha deciso di abbandonare la corsa. Prima di concludere con il Tour de France, diamo il premio immaginario del Team of the Week al Team Sunweb, che questa settimana ha vinto due tappe. La 12esima con Mark Hirsch, dopo un'azione bellissima, quasi bella come quella della nona tappa dove è dovuto accontentarsi del terzo posto, però con questa azione a un'età davvero giovanissima riesce a vincere la sua prima corsa da professionista, la prima tappa ovviamente anche al Tour de France. Poi Søren Craig Andersen riesce a giudicarsi anche la 14esima tappa, quella con arrivo a Lione, con un'azione a sorpresa, una mezza fagianata dopo che tutti gli uomini più forti avevano attaccato, per ultimi Sagan e Van Avermaet. Andersen attacca nel momento giusto, prende tutti di sorpresa e riesce ad arrivare da solo al traguardo. Passiamo ora al Giro Rosa Icrea, la più importante corsa a tappe del circuito Women's World Tour. Si è partiti da Grosseto con una cronometro a squadre di 16,8 km, tra l'altro l'unica prova di cronometro a squadre di quest'anno nel circuito World Tour femminile. La vittoria è andata alla Trek Segafredo, che ha preceduto di 3 secondi la Boels Dolmans e di 5 secondi la Mitchelton Scott. Prima maglia rosa l'italiana Elisa Longoborghini. Non succedeva che un'italiana vestisse la maglia rosa di questa corsa dal 2008, quando andò a Fabiana Luperini. Il giorno successivo però la maglia di leader ha cambiato spalle e, senza dirvi chi è, forse potreste già indovinare, Annemiek van Vleuten è arrivata da sola dopo essersi cimentata anche in un tratto disterrato a piedi. È caduta, ha perso l'equilibrio a causa di una velocità davvero ridotta, un scivolamento della ruota posteriore, e si è messa anche a spingere la bicicletta. Non vedevamo queste cose nei tempi di Froome al Tour de France. In ogni caso Annemiek van Vleuten, maglia rosa. La terza tappa è stata vinta da Marianne Vos, un arrivo molto duro, uno strappo di 2 km al 14%, mantiene però la testa della classifica Annemiek van Vleuten con un vantaggio di 1 minuto e 44 sulla Van der Breggen. Così si parte per la quarta tappa di oggi. Torniamo ora alle gare maschili con l'insolito spettacolo della Tirreno Adriatico, corsa durante il Tour de France. Però il calendario è stato studiato bene in modo da mettere la prima e l'ultima tappa della Corsa dei Due Mari coincidenti con i due giorni di riposo del Tour de France. Qui alla partenza mancavano molti velocisti presenti ovviamente al Tour, però Pascal Ackermann e Fernando Gaviria possono sostenere a pieno titolo questa categoria. Infatti le prime due tappe sono state giocate proprio da questi due corridori. La prima sembrava ormai vinta da Fernando Gaviria sull'arrivo di Lido di Camaiore, come negli ultimi 8 anni, ma Pascal Ackermann è riuscito a infilarsi tra le transenne e il corridore colombiano veramente in un modo pazzesco, una velocità doppia, ed è riuscito a trionfare. Copione che si ripete nella seconda tappa, vinta ancora da Ackermann su Gaviria, questa volta però in modo più netto, Gaviria non ha potuto fare niente per contrastare il velocista tedesco.
Nelle tappe successive, importanti per la classifica generale, Woods ha vinto la terza frazione davanti a Rafa Majka, la quarta con l'arrivo più duro a Sasso Tetto è andata a Simon Yates, che ha vestito anche la maglia di classifica generale. Poi la tappa successiva è andata a Hamilton sul nostro Fausto Masnada e poi due tappe per il team Alpecin, una in volata vinta da Merlier e un'altra vinta alla sua maniera da Matthew Van Der Poel, che non vedevamo vincente da un bel po' di tempo. Si conclude oggi con la cronometro di San Benedetto del Tronto, la Tirreno Adriatica, con Simon Yates che partirà per ultimo e dovrà gestire un vantaggio di 16 secondi su Rafa Majka, di 39 su Geraint Thomas e anche di 57 secondi sul nostro Fausto Masnada, che parte in quinta posizione, migliore degli italiani. Prima di finire, un paio di notizie sul ciclomercato. Jasper Philipsen lascia il team Uae e passa al team Alpecin Phoenix. Arriva invece Matteo Trentin, che passa da CCC proprio al team Uae. Sono numerosi i corridori che stanno abbandonando il team polacco, speriamo che l'anno prossimo riescano a trovare uno sponsor, ma le prospettive non sono delle migliori. Questo è tutto per la settimana appena trascorsa, vi ricordo che potete vedere il Tour de France e tra poco inizierà anche lo Skoda Luxembourg Tour sulla nostra app GCN, nella sezione Race Pass. Se vi è piaciuto questo show mettete un bel like e arrivederci alla prossima puntata. Ciao!